Il Niger è uno stato dell'Africa occidentale che confina a nord con l'Algeria e la Libia. Il deserto si estende sui due terzi del suo territorio e, con una temperatura media che supera facilmente i 30 gradi, il clima è uno dei più caldi al mondo. Il Niger è uno dei paesi più poveri dell'Africa, con un'altissima mortalità infantile. La gente vive di pastorizia e agricoltura. La religione più diffusa è l'Islam, che convive con minoranze cristiane e animiste. I cristiani sono una presenza piccolissima, ma ben radicata nella vita sociale del paese. Dal 2011 la Chiesa di Milano ha un legame di comunione e collaborazione con la Chiesa di Niamey, anche grazie alla presenza di un sacerdote ambrosiano a servizio della Chiesa locale. Diciamo che fino dagli inizi la Chiesa è stata una presenza molto discreta e dagli albori si è comunque presentata con le caratteristiche del dialogo e anche della forte carità e l'attenzione al mondo dei poveri, alla fragilità di coloro che non hanno nulla da mangiare, e quindi è un problema proprio nutrizionale, e il problema sanitario. In un paese in cui la sanità è pubblica, ma essendo così povero, non c'è la possibilità concreta di donare i medicinali a tutti. Ci sono scuole, soprattutto nella capitale, ci sono scuole cattoliche. In Niger c'è sempre stata una buona collaborazione tra cristiani e musulmani, soprattutto nel campo delle attività scolastiche e sanitarie. L'école est pour tout le monde. L'école ne fait pas de distinction entre chrétiens et musulmans. Tous, la maggior parte, même sont des enfants de musulmans qui fréquentent cette école. Ils ne font pas de différence entre chrétiens et musulmans. Tout celui qui est en difficulté et qui est pauvre, le curé dit qu'il doit accéder à cette école pour avoir une connaissance meilleure de la vie. In seguito all'attentato terroristico del gennaio 2015 nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in molti paesi del mondo si sono scatenate accese proteste. Anche in Niger gli estremisti si sono accaniti sui luoghi simbolo della Francia e della religione cristiana. Più di 45 chiese sono state incendiate. Appena successi gli eventi, sono state sospese tutte le attività celebrative, momenti di preghiera, si sono chiuse le scuole cattoliche perché ancora si doveva valutare l'avvenimento. Ci si è accorti ben presto che si è trattato veramente di un avvenimento, un'esplosione improvvisa che nell'arco di pochi giorni si è spenta. Venir balayer et vous avez le sourire. Alors, qu'est-ce qui explique ce sourire-là? D'où vous vient ce sourire? Ça vient du Christ. Voilà, parce que dans notre temps, on n'a pas la place pour la haine. Donc, c'est une joie pour nous de venir nettoyer les débuts, tout ce qui nous fait du mal. Nous, ça va, c'est pas un problème pour nous. On peut gérer ça. Ça n'a pas changé tellement parce que sur les ondes, sur la radio, sur les télévisions, il y a eu des gens qui ont témoigné, surtout sur les écoles missions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos personnalités au Niger ont fréquenté les écoles missions catholiques. Donc ils savent que ce sont des erreurs qui ont été commises par des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Cari fratelli e sorelle, vorrei ora invitarvi a pregare insieme per le vittime delle manifestazioni di questi ultimi giorni nell'amato Niger.
sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di sopraffazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. Inizialmente, essendo successo in un periodo in cui non c'erano le piogge, e le piogge iniziano in Niger a partire da giugno, luglio, si è celebrato messa nei luoghi dove c'erano le chiese, si sono messe delle tende, si sono trovati dei luoghi all'aperto dove la comunità si potesse ritrovare tranquillamente. Adesso sono iniziati dei lavori di ristrutturazione, in alcune chiese più semplici perché erano strutture più semplici, ma dove le strutture erano più complesse, ovviamente si tratta di ripartire da zero e di trovare poco alla volta i soldi per ricostruire. La chiesa di Saint Joseph a Niamey ha subito ingenti danni. Per renderla nuovamente agibile sono indispensabili importanti lavori di ristrutturazione che la comunità locale non può affrontare da sola. Sono necessari 15.000 euro. Per il momento la situazione è là. Tutto va bene maintenant au Niger. J'espère qu'il n'y aura plus ces actes encore ignobles au Niger. Parce que c'était un pays de paix. Et personne ne s'attendait à ces actes.